Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri è finita nel mezzo di una tempesta. Alcuni dicono che ha cercato di dire qualcosa di buono su Giuseppe Garibaldi. Ma le sue parole non sono piaciute a tutti. Soprattutto a chi vive nei paesini del sud. Schiacciata dal peso del senso di colpa. La ragazza ha anche confessato di essere stanca e di voler uscire dalla casa. Dopo essere stata rimproverata, Anita si è confidata con Giuseppe, un altro concorrente, e ha detto che questo gioco sta mettendo in pericolo il suo futuro. Lei teme infatti che nessuno vorrà darle lavoro quando uscirà dalla casa più spiata d'Italia. Basta. Voglio uscire. Ha detto Anita tra le lacrime. Sì, avete capito bene. La ragazza sta pensando di lasciare il gioco. E non è solo un'idea che le è venuta così, ma qualcosa che sta pensando seriamente. Tra ieri e oggi, ha confidato ai suoi amici della casa che potrebbe fare le valigie e salutare tutti per sempre. Ho da dire così tante cose che è meglio se mi fanno andare per ultima. Me le devo scrivere per quante sono. Perché sono stufa. No. No. Mi dispiace. Ragazzi, è un gioco e io non mi faccio rovinare la vita da un gioco. Ma stiamo scherzando? Io ho tutta la vita davanti. Non mi posso far rovinare da un gioco. E non mi faccio rovinare tutta la mia reputazione costruita in anni per diventare una persona che non verrà assunta nemmeno in una segreteria di non so dove. È andata come immaginavo. Anzi, molto peggio. Hanno aggiunto carne al fuoco. Voglio uscire. Non voglio più stare. Non voglio perdere più tempo a parlare. Sono arrabbiatissima e che è stato fatto? Nulla. Adesso è peggio di prima. Io sarei tutelata? Io non di certo. Ho preso mazzate. Preferisco prenderle al lavoro. Almeno hanno un senso e imparo qualcosa. Voglio uscire di qui e stare bene. Io devo ragionare? Ci ho ragionato una settimana. Io vorrei capire questa parola, tutelata, dove la vedono? Io non la vedo proprio questa parola. Anzi, vedo che mi devo difendere su ogni minima cosa. Sono anche stanca di giustificarmi e dire la mia. Hai sentito quando ho detto, posso difendermi? Ormai sono stufa anche di dare spiegazioni. Non ho voglia di mettermi a discutere.